Salve a tutti youtuber e non. Da quanto tempo non usavo questa intro? Finalmente è estate ed oggi sono lieto di annunciare le sorti di questo canale. Chiuderà. No, ok, scherzo, ma ho qualcosa riguardante questo da dire. In questo periodo sono stato poco attivo per un problema che mi ha afflitto le braccia e che tuttora non mi è passato completamente. Ora perlomeno posso svolgere un po' di attività al PC senza sforzarle troppo. E proprio durante questo lasso di tempo ho contemplato l'idea se chiudere o meno il canale. E per quanto siate in pochi a seguirmi, è giusto informarvi sui vari motivi. Primo, contenuti. Il primo tra tutti, anche per importanza, è quello su come ho deciso di trattarlo, nel senso, io volevo portare principalmente contenuti di diversa tipologia, ma alla fine, trascinato da altre idee, sono andato fuori tema, per così dire. Secondo, la disorganizzazione. Diciamo che sono un tipo abbastanza ordinato. E vedere il canale un po', come dire, frantumato, un po' della mia identità sparsa qua e là, anche in siti ormai chiusi, in giochi online che non apro più. L'organizzazione stessa dei miei video, come dire, mi infastidisce. 3. Il nome. Il nome è un po' infantile e non mi piace più. Fate conto che il canale l'ho creato nel 2012, ma di cambiarlo sinceramente non me la sento, anche perché tutti i video mi sono presentato con tale. 4. La qualità. Infine, per voi iscritti stessi, io credo che la musica, le speed art e quei 4 gameplay, 4 contati sulle dita, che ho portato non siano della qualità che mi sarei aspettato di offrirvi. Le views e il poco interesse lo dimostrano. E nonostante i 79 iscritti, la fidelizzazione è bassa, nonché la curva di iscrizioni. Ci sono tutte le carte in regola per poter procedere alla chiusura del canale, pensò il giovane. Ma al contempo ho sviluppato 4 contropunti per tenerlo aperto. Per quanto avrebbe dovuto prendere tutt'altra strada, sono felice come comunque alcuni dei miei contenuti siano stati utili e apprezzati dalla gente, soprattutto la top 70 dei giochi della Nintendo DS, nonostante sia il video con la più bassa qualità che abbia mai portato. E questo mi ha fatto pensare che sarebbe un peccato abbandonare tutto il lavoro svolto. Della disorganizzazione alla fine non me ne può importare molto, perché comunque ho preso la decisione di non monetizzare su questo canale e contemporaneamente, come indicato sul primo contropunto, porto la prima idea che mi viene in mente senza seguire un copione su quali video pubblicare e quando. Ok, è vero il nickname, ma è proprio questo che ha costruito ed innalzato quel che è la mia persona. Tutti quei siti in cui sono iscritto, tutte le esperienze online vissute con questo nickname. Cioè, io decidendo di chiudere il canale è come se decidessi di rifiutare me stesso e tutte le persone magnifiche che ho conosciuto, si può dire. Eliminare per sempre The Gold Lion. No, non mi va, genio. Non sarà il massimo quel che abbia portato, ma questo non determina che io smetta di imparare e migliorarmi. Grazie ai suggerimenti vostri e anche grazie ai suggerimenti dei miei amici posso far crescere la mia abilità. D'altronde, come si può crescere senza la critica? Ad esempio, le mie tracce risultano ripetitive e monotone dopo un po', altre volte anche distorte. Ma pian piano sto acquisendo nuovi concetti, termini tecnici più appropriati per migliorare la qualità del suono e così via. Questo con tutto, anche per i disegni e la programmazione. In conclusione, che fine farò? Ma niente, il canale rimarrà aperto. Ma ho smesso di crederci. I video li porterò con meno frequenza, migliorandone sempre la qualità, quello sicuro. Perché la qualità per me è la prima cosa in un video. Ma li porterò non appena trovo un'idea che mi appaghi. Ovviamente non significa che non farò più niente. Anzi, ho intenzione di crearmi un'altra identità anonima, dove porterò quello che avevo in mente sin dall'inizio. Stavolta seguendo un rigoroso schema. Il blog lo chiuderò. Il counter di iscritti lo lascerò visibile e i link dei download rimarranno. Ma sono quasi convinto, a meno che non sia un tutorial specifico, che nei video futuri non ci saranno più link di download di qualche cosa. Saranno semplicemente video di intrattenimento, non so, mi farò venire qualche idea. Vorrei anche imparare ad usare un programma Adobe per montare, ma hey. Ed oltre a questo non ci capisco nemmeno merito cavolo sul come si usa.
No, Larenz, dimmi come fai ad usare Premiere. Prima di concludere il video, vorrei consigliarvi il canale di un mio amico che ha aiutato ad aprire e che aspira a raggiungere alti livelli. Credo veramente che le basi ci siano, nonostante abbia appena iniziato, la qualità si sente. Come ogni YouTuber, il primo problema da affrontare è l'aprirsi totalmente e non sembrare impacciati. Ma questo si supera col tempo. Videogiocatore da quando era piccolo, The Paid Channel è un canale di gameplay, ma non solo. Ha intenzione di portare anche musica in futuro. Fortunatamente non roba come la mia, tutta... Per ora, parlo della data corrente, 04/07/2017. Potete trovare gameplay del nuovo Crash e un tutorial su come raccogliere una gemma colorata. In descrizione vi metterò il link al canale. E niente, quel che avevo da dirvi ve l'ho detto. TG Lion finisce qui. E dato che il video è finito, ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao a tutti.